come vuoi. Ok. Allora, il mio compito è quello di illustrarvi quali sono le possibilità per fare parte di un progetto un po' più grosso, che è quello di andare a vedere cosa possono offrire atenei in Europa o di fuori dell'Europa che sostituiscono la formazione che potete fare qua a Parma. Tutti questi progetti, il progetto Erasmus e il progetto Overworld, sono progetti nei quali c'è un rapporto tra la nostra università e strutture universitarie o non universitarie al di fuori dell'Italia. Ad esempio, al di fuori dell'Italia c'è anche San Marino, ma San Marino non è riconosciuto all'interno degli accordi quadro. Sta iniziando adesso il suo percorso, ma non è possibile andare in un centro sportivo di San Marino, per intenderci, neanche a Città del Vaticano. Vedremo dove si può invece andare. Ora, iniziamo dalla modalità più semplice, la modalità di tirocinio. Uno va via, fa un tirocinio con una caratteristica. Il tirocinio deve essere un tirocinio professionalizzante. Cosa vuol dire? Vuol dire che imparate qualcosa legato alla vostra professione. E il tirocinio per voi è un tirocinio che riguarda l'attività motoria. Non può essere, ad esempio, un tirocinio legato alla sociologia o all'economia. Chi è che valuta se il tirocinio che volete fare è adeguato o meno? Lo valuta innanzitutto il vostro coordinatore del corso, il presidente del corso, a cui voi andrete per un consiglio, dicendo: io voglio andare lì, questo tirocinio mi è utile per la professione? Ma in battuta ufficiale sarà la commissione internazionalizzazione del dipartimento, che attualmente è presieduta dal professor Spisni e io sono uno dei delegati. Che cosa si può fare? Vedete i tirocini curricolari. Cos'è il tirocinio curricolare? Se voi nel piano di studi avete una voce tirocinio, quello è tirocinio che è nel vostro curriculum. I tirocini che voi avete proposti nel vostro curriculum, come sapete, li potete fare sia all'interno della struttura dell'università, nel vostro caso è difficile che questo avvenga, generalmente viene fatto presso strutture sportive a Parma o fuori Parma, oppure possono essere fatti anche all'estero. Se è previsto che voi facciate 10 CFU di tirocinio al secondo anno, voi potreste fare 2 CFU all'estero e gli altri 8 in Italia. Potete giocarli come volete fare. I tirocini possono essere di vario tipo, generalmente sono comunque tirocini pratici perché è importante la pratica professionale. E per quanto tempo si possono fare? Dipende dalla durata del corso. Il tempo minimo che si richiede nell'Erasmus SMT è di 2 mesi. Tempo massimo è 1 anno. Nel programma Overworld sono ammissibili anche tirocini più brevi. Uno non necessariamente inizia il tirocinio in una sede e la finisce anche in quella sede. Potrebbe, con una borsa di 2 mesi, fare 1 mese in un posto e 1 mese in un'altra sede. L'altro punto grosso è: come scelgo dove andare? L'università mi dice lei dove andare? Risposta:
Molto difficilmente avviene questo. Perché? Perché noi dovremmo sapere con un anno d'anticipo la disponibilità che, ad esempio, una società sportiva può avere nell'ospitare uno studente da qua. Generalmente nessuno è in grado di prevedere con così largo anticipo l'offerta che può dare. E allora, generalmente, sarete voi a cercare il tirocinio. In che modo? Bene, immagino che tra voi ci siano professionalità diverse. C'è chi è interessato a sviluppare competenze per fare essere un trainer in una palestra, c'è chi in una società di pallavolo, c'è chi in scherma o altro. Quindi è quasi impossibile identificare un posto dove potete andare tutti. Voi però, visto che non siete già più studenti delle medie, sapete dove ci potrebbe essere una società capace di formarvi e darvi qualcosa in più. Poi vedremo, mi hanno detto che ci sarà in collegamento una ex studentessa del corso che era appassionata di rugby, era nel settore giovanile e ha trovato la sua strada all'estero. Vedremo che esperienza avrà da raccontarci, ma lei ha iniziato così. Ha contattato una società, si è presentata naturalmente, ha mandato il suo curriculum e ha chiesto loro se poteva fare un periodo di training. Le hanno detto sì, dopo aver visto quello che era, come si è presentata. Ricordatevi una cosa, immaginate che quando una persona vuol venire a casa vostra e vi chiama, vi contatta tramite email e si presenta, voi vi fate un'idea. Se uno vi scrivesse dicendo io non so dove andare, hai posto a casa tua? Perché voglio farci un giro. Un altro invece vi scrive: ho visto quello che fai, sono molto interessato a quello che fai, tu so che sei molto bravo in questo, sei veramente contento di stare con te per un certo periodo di tempo e riesco ad avere una borsa di studio e l'assicurazione pagata dalla mia università. Hai tempo per accoglierlo? Due modi di presentarsi completamente diversi. È chiaro che all'estero dovete pensare che chi lavora in una struttura solitamente viene pagato ed è una buona abitudine. Noi ce l'abbiamo meno questa buona abitudine. Per cui se loro sanno che non devono pagare una persona che comunque fa un lavoro presso di loro, perché questa persona viene con un grant, allora sono anche più propensi ad accoglierlo. Tenete presente che voi sarete in concorrenza con il resto dell'Europa. Perché è chiaro che se c'è una società prestigiosa, tutti vorranno andare lì, ma non solo da Parma, da Bologna, da Roma, da Parigi, piuttosto che non Londra. E allora voi dovete fare in modo che scelgano voi piuttosto che un altro. Non è facile, io consiglio sempre di mandare almeno due o tre email interrogando società diverse, se non altro avete la soddisfazione di avere una risposta, perché all'estero hanno questa abitudine buona di dare una risposta quando interrogati. Ora, attenzione a una cosa: se voi avete intenzione di fare un tirocinio ma fare anche degli esami, allora la modalità e il bando Erasmus SMT non fa per voi, perché se dovete fare anche degli esami, e quindi vuol dire seguire dei corsi che sostituiscono i corsi offerti
o a Parma, voi dovete partecipare a un altro tipo di bando. Non si chiama più SMT, ma si chiama SMS. Cambia il nome, cambia anche la sostanza. Perché? Perché mentre prima, con il bando SMT, voi andate a fare un tirocinio che vi aiuterà anche nella professione, col bando SMS voi modificate il vostro piano di studi. Quando vi siete iscritti a Parma, voi su internet avete visto che cosa avreste trovato qua a Parma, giusto? E avete scelto Parma piuttosto che un'altra sede. Bene, è chiaro che un'altra sede universitaria non avrà dei corsi con l'esatto nome corrispondenti a quello che trovate qua. Magari sono dei corsi che possono essere utili per prendere la laurea qua a Parma, ma si chiamano in modo diverso. Magari hanno dei contenuti anche leggermente diversi. Allora voi, quando proponete di andare a studiare, che ne so, a Barcellona, voi dovete indicare quali corsi volete fare. Perché? Perché noi qua a Parma dovremmo dire: bene, quei corsi vanno bene per laurearsi qua a Parma o non servono a niente? Ad esempio, andate a Parigi, volete fare un corso di economia aziendale. Non so se questo insegnamento è presente nel vostro piano di studi qua a Parma. La vostra presidente mi dice di no. Allora, siete liberissimi di fare il corso di economia aziendale. Nessuno ve lo vieta. Però è un corso inutile, perché quando voi tornerete non vi verrà riconosciuto. Cioè i crediti maturati non serviranno per laurearvi. Quindi andate e perdete del tempo. Scusa Roberto, se mi interrompo. Eventualmente se uno proprio non può fare a meno di economia aziendale, al massimo può essere riconosciuto come attività didattica elettiva. Se non ha fatto il credito. Però tenete presente, magari un'attività didattica elettiva di 12 CFU porta via tantissimo tempo, ma è poco utile. Ok? Allora, uno può fare sia un periodo SMT e poi partecipare a un bando SMS. Nulla vieta. Il vostro corso quanto tempo dura in tutto? Gli anni? Due. Quindi voi potete fare all'estero soltanto un anno. D'accordo? Avete fatto nella triennale un altro periodo in Erasmus di un anno, va benissimo lo stesso. Nell'arco della triennale, della magistrale, potete fare al massimo due anni all'estero. Dove potete andare? Vedete, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia e i membri dell'Unione Europea all'interno del programma Erasmus sono nella prima tabella. La tabella sotto, in rosso, io ho messo la Confederazione Svizzera. Perché è in rosso? Perché è stata punita. Hanno fatto un referendum dicendo che non vogliono lavoratori che provenivano dall'Europa e non svizzeri. Allora, visto che l'Europa certe cose si allega un po' al dito, ha pensato bene di bloccare tutti i finanziamenti per mobilità verso la Svizzera. Gli svizzeri allora cosa hanno fatto? Hanno loro messo dei fondi per finanziare studenti europei che andassero verso strutture svizzere. Per cui se uno di voi fosse intenzionato ad andare a fare un'esperienza in Svizzera di tirocinio o di studio, deve contattare l'unità internazionalizzazione, c'è la pagina web sul sito dell'Ateneo, e loro vi diranno quali sono le modalità
per poter accedere ai finanziamenti e per poter andare in Svizzera. La Turchia manda sempre studenti. Noi attualmente sono ormai 2 anni che non mandiamo studenti. Per quale motivo? Situazione politica molto, diciamo, non dico pericolosa, ma poco chiara. Ci sono ogni tanto dei disordini nel campus, continuano ad arrestare studenti e docenti, per cui preferiamo che i nostri studenti non siano coinvolti in una situazione politica di questo genere. Poi ci sono dei paesi partner, paesi terzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte ci sono dei piani di scambio specifici con alcuni di questi stati, ma non rientrano nel programma Erasmus, quello classico. Sono azioni combinate tra due partner, l'Italia ad esempio e il Marocco, piuttosto che non l'Italia, Israele o la Georgia, e lì ci può essere la possibilità di fare una esperienza di studio. Ma controllate la pagina dell'internazionalizzazione. Ora, come fanno gli studenti per ottenere la borsa? Devono partecipare al bando. Si candidano al bando. Attualmente sono chiusi tutti i bandi per Erasmus SMS anno accademico 18-19. I bandi solitamente escono all'inizio di marzo e il secondo bando a settembre. L'inizio di marzo per permettere l'esperienza durante il primo semestre, settembre per permettere l'esperienza durante il secondo semestre. Avete visto prima, che ha presentato il corso di inglese, una docente del centro linguistico. E colgo l'occasione per dire, bene, per andare all'estero è necessario conoscere la lingua del posto. Chi vuole seguire le lezioni generalmente deve avere un B1 della lingua del paese ospitante. Ci sono degli stati, delle università che consentono di avere il B1 di inglese perché mettono a disposizione alcuni corsi in inglese. Pochi stati, tra cui alcune università spagnole, consentono l'ingresso di studenti con una 2 in spagnolo. Però uno come fa a sapere il livello linguistico? Ha due possibilità. Uno, ha fatto un esame presso una delle strutture private. Costo oscilla tra gli 800 e i 1500 euro, per cui non è molto economico. Due, molto più economico presso il centro linguistico del nostro Ateneo. Si chiama LPT test. Uno si iscrive, fa un test utilizzando il computer, però deve andare al centro linguistico. Alla fine del test ti dicono che livello ha. Come fare a sapere quando c'è questo test? C'è una pagina sul sito dell'Ateneo, del centro linguistico, dove potete vedere le date dei test. E per gli studenti che hanno intenzione di frequentare l'Erasmus, ci sono anche dei corsi online di lingua che possono essere utili. Una volta superato il test, quanto vale questo test? Per quanto tempo? 2 anni. Altra cosa, se qualcuno di voi avesse già un'idoneità linguistica di inglese B1 fatto nella triennale, questo test è valido se non è più vecchio di 2 anni. Ok? Per cui un test fatto nel 2016 vale sino al 2018, poi il test deve essere ripetuto.
Qual è la pagina web dell'unità dell'internazionalizzazione? http://www.unipr.it/internazionale. Lì trovate tutte le offerte. Ok? Se volete provare, intanto che siamo qua, qualcuno si può collegare e vedere che cosa trova. Dove trova le notizie riguardo il test dell'LPT? https://www.unipr.it/LPT. E lì trova le date degli esami e tutto il materiale che può farlo. Ora, avere una certificazione linguistica, l'ho detto, è indispensabile per andare all'estero. Per cui l'SMS e l'Erasmus SMT, quindi il tirocinio. Però, se uno ha contattato per proprio conto una struttura, una palestra, una società sportiva, un'università, e questa università dice: va bene, per me puoi venire due mesi a partire da maggio, ok? Nel momento che la struttura vi comunica questo, automaticamente certifica la vostra conoscenza linguistica, perché dice che vi riceve, perché sa che con voi riesce a comunicare. Quindi, per loro, voi avete una conoscenza adeguata. Spesso cosa fanno queste società sportive? Vi chiedono un colloquio via Skype. Vi fissano un appuntamento e iniziano a parlare e vi chiedono di raccontare il vostro interesse, perché volete fare quelle cose lì, eccetera. In quel modo loro sanno se si troveranno di fronte uno che capisce o uno che non riesce a capire. È molto interessante perché noi abbiamo visto diversi studenti, ad esempio i turchi più famosi, garantiscono una buona conoscenza della lingua italiana, vai a parlare con loro e loro non sanno rispondere neanche alla domanda: fatti in italiano, come ti chiami? Ok? Allora, è chiaro che se uno non riesce a interagire, è difficile che possa seguire anche delle istruzioni che vengono fornite. Altra cosa importante. Quando si è in Erasmus, non si può tornare in Italia per fare un esame. Anche questo dovete tenerlo presente. Perché questo? Perché si è via con una borsa europea per stare all'estero. Se voi tornaste e vi registrassero l'esame nella data in cui per l'Europa siete via, ci hanno detto che voi fate tecnicamente una truffa ai danni dell'Europa. E l'Europa queste cose le persegue penalmente. Per cui, cosa potete fare? Potete fare un esame via Skype, mettendovi d'accordo col vostro docente, oppure, altra possibilità, fare dei quiz. Mi è capitato diverse volte di far fare degli esami a studenti spagnoli e olandesi, il loro docente mi mandava l'elenco dei quiz a cui rispondere, io gli garantivo un luogo per ospitare lo studente in tranquillità, concordavamo il tempo, terminato il tempo io mi impegnavo a ritirare il foglio e a mandarlo via email. Questo tipo di modalità è una modalità che può essere fatta sempre in accordo con il vostro docente. Lui deve essere d'accordo a proporvi questo tipo di sistema. Ora, che cosa potete fare in Erasmus, modalità
SMS, vi ho detto potete studiare, quindi frequentare dei corsi, insegnamenti, sostenete gli esami, preparate la tesi di laurea, il dottorato per voi è ancora presto, magari tra un po', potrà esserci anche questo, potete fare anche lì tirocinio se combinato allo studio. In Erasmus SMS non si può fare solo tirocinio. È per questo che i bandi sono diversi. Quanto tempo si può stare? Quanti soldi vi danno per stare via? Quelle cifre, 280 euro e 230, sono cifre vecchie dell'anno scorso, le hanno aumentate, sono 250 euro, 300 euro che fornisce l'Europa, a seconda di dove va. Ad esempio, andate in Romania, costo della vita basso 250 euro, andate in Inghilterra o andate in Olanda, costo della vita alto vi danno 300 euro. Poi l'università dà 50 euro ogni mese e l'Italia aggiunge altri 50 euro, ok? Il Ministero della Pubblica Istruzione. Per cui c'è una borsa che viene dall'Europa, che sono i 250 e i 300 euro, e l'Europa fa così per tutti gli studenti di tutti i paesi coinvolti nel programma Erasmus, più ci sono circa 100 euro in più che ce li mette il sistema universitario italiano, che vengono 50 dall'università che manda lo studente e 50 dal MIU. Quanto tempo potete fare? Potete fare solitamente per studio un periodo di 6 mesi o un periodo di 12, quindi un semestre o un anno intero. Il tirocinio come minimo dura 2 mesi, come vi ho detto. Ora, alla fine di tutto il soggiorno, dobbiamo arrivare al dunque, il riconoscimento dei crediti. Quindi, voi fate tutto il percorso, presentate tutte le carte, avete fatto i vostri esami, tornate, dovete fare voi una richiesta alla segreteria studenti compilando un modulo in cui chiedete che vi riconoscono l'attività fatta all'estero. Senza la vostra richiesta nessuno si muove, ok? Voi presentate tutto quello che dovete presentare e durante questa fase di riconoscimento che cosa viene fatto? Si guarda la tabella dei voti che avete preso, l'università dove andate dice che il voto in Spagna con una certa sigla, un certo numero, equivale al sistema europeo A, B, C, D, E. Noi a Parma abbiamo una tabellina che dice che per tutto ciò che riguarda medicina e chirurgia il voto B oscilla tra 29 e 28, e quello sarà il voto che avrete tradotto, ok? Per cui non potremo discutere, ma là si studia di più, mi hanno dato un voto così basso perché nessuno prende di più. Ci sono quelle tabelle e dobbiamo applicarle. Ok, capita, uno va, mentre è all'estero, scopre che un corso non c'è più. Oppure un corso è troppo difficile. Cosa può fare? Deve cambiare il learning agreement. Lo può cambiare? Sì, facilmente. Ci sono delle parti in questo contratto dove è previsto la modifica dell'accordo durante la mobilità. Può essere fatto però entro il primo mese. Ok? Voi lo compilate, lo spedite a noi e noi lo approviamo. Eventualmente abbiamo dei dubbi, chiediamo alla professoressa Gobbi o al professor Cristo per l'altro corso se questo insegnamento è valido per il loro corso. Loro ci dicono sì, no, noi vi ricontattiamo e se non
troveremo delle difficoltà, trovassimo delle difficoltà, vi chiediamo di contattare direttamente il docente. Questo è un esempio di convalide fatte per uno studente che è stato in Spagna, e in questo caso noi non abbiamo convalidato un corso che era previsto perché lo studente non ha dato l'esame, e quell'università ce lo dice. Per non perdere la borsa, voi come minimo dovete portare a casa 12 CFU con esami superati positivamente. Non riuscite a portarli a casa, 12 CFU per semestre, dovrete restituire la borsa. Quanti CFU si possono fare quando si è via? Quelle che normalmente fate voi qua, un semestre 30 CFU, ok? Un anno 60 CFU.